I residenti di Passo Scuro ed Azione Fiumicino chiedono l'immediata bonifica delle dune ed un progetto di riqualificazione della zona. Dopo gli atti vandalici di qualche mese fa è rimasto tutto invariato. E come vedete è rimasto tutto invariato. Fortunatamente abbiamo delle associazioni di volontariato che stanno ripristinando piano piano, hanno già comprato i paletti con il corrimano, la corda, faranno con la corda il corrimano. Fortunatamente il volontariato tiene in piedi quest'area, che è una delle più belle del litorale romano. Anche nel fondo del FAI è stata inserita. Se voi guardate bene il degrado, è stato denunciato più volte, anche diversi anni fa. Cosa chiedete per quest'area? Beh, chiediamo che, come vedete, ci sono i cartelli che è area gestione del territorio del Comune di Fiumicino, che il Comune finalmente intervenga a tutelare, perché secondo noi loro continuano a fare passerelle in questo luogo, ma poi i risultati zero. Sta sotto gli occhi di tutti, perché ecco, ripeto, sono più di 10 anni che denunciamo questa situazione, non è possibile andare avanti così. Qual è attualmente la situazione in questa zona? Ma in questa zona poi potete ben vedere ci sono chiaramente discariche abusive, le passerelle non hanno più la manutenzione, quindi non hanno più le parti in legno perché sono state asportate da qualcuno chiaramente di cattiva volontà, e anche la strada per raggiungere questa zona così particolare che è un fiore all'occhiello qui di Palidoro e parte del litorale che arriva fino giù a Capocotta, chiaramente anche la strada d'accesso dovrebbe essere sicuramente più fruibile, perché adesso è una strada bianca quasi inagibile, e quindi chiaramente chiediamo che questa zona venga riqualificata e venga mantenuta, controllata e mantenuta come dovrebbe essere. In attesa degli interventi, alcune associazioni di volontariato hanno intanto acquistato il materiale per poter almeno ripristinare la passerella in legno. Da Passo Scuro per Canale 10, Paolo Leone.